D'accordo. Vieni anche tu, Berger. Harry mi ha invitato a mangiare i migliori spaghetti del mondo. E a bere un eccezionale vino rosso. Questo vino da dove proviene? Ma te l'ho già detto, dalle pendici del Vesuvio. Dalle pendici del Vesuvio? Oh, come suona bene. Suona bene, no? Sì, certo. Va bene solo per il vin brûlé. Può darsi. L'unico che lo sa è Mario. Di una cosa sono certo. Il locale è gestito da un italiano che è sposato con una tedesca. Stop, che ha una sorella che è anche meglio del vino. Più focosa? È la parola giusta, focosa. Ha infiammato Harry. Ha infiammato è un po' troppo, la vedo volentieri, ecco. Grazie per l'invito, però io vado a teatro questa sera. Oh. Sì, una commedia. Ho voglia di ridere un po'. Ho bisogno di rilassarmi. Già, è stata una giornata faticosa. Buon divertimento. Anche a voi, ciao. Dopo di voi, eccellenza. Non oserei mai, maestà. Grazie. Prego. Un cappuccino e due espressi. Ah no, adesso tocca a te entrare per primo, è il tuo regno questo. Piuttosto affollato, non trovi? Laggiù c'è posto. Allora, l'hai vista? Cosa? Nessuno riesce a non guardarla. Ah, scusa, io c'ero riuscito. Non ti piace, forse? Deve piacere a me? No, non deve piacere a te. Buonasera, signorina. Stiano pure comodi. Buonasera. Buonasera. Le presento il mio superiore, collega ed amico. Si tratta... Il mio nome è Derrick. Harry le ha detto la verità, siamo amici. E sono lieto di conoscerla dopo aver tanto sentito parlare di lei. E che cosa le ha detto? Oh, beh, mi ha detto... Niente, niente di importante. Oh. Ti ringrazio. Senta, che cosa... che c'è stasera? Le consiglio... Ecco. Sì, è qui. Lo sai benissimo di chi parlo. Ma cosa devo fare? Devo andare da lui a chiedere aiuto? È questo che vuoi? Non c'è altro da fare, Mario. Quell'uomo è un poliziotto, non ne vieni fuori senza l'aiuto della polizia. Ma cos'ha la polizia? È onnipotente? Rispondi, è onnipotente per caso? Forse neppure il Padre Eterno lo è. Tu me lo avevi promesso, ricordi? Un fritto misto all'italiana per due. Per quei due là? Sì, per quei due. Ah, diavolo. Sì, è graziosa. Ah, così? Non sarai troppo difficile? Senti, Anna, sono in due. L'altro è un ispettore. È della polizia criminale anche lui. Sai di che si occupano? Di delinquenti assassini, porco mondo! E tu vuoi che io vada subito a parlare con quei due della polizia? È questo che vuoi? Non gli vuole più parlare. Ma avevamo deciso di farlo. Eh sì, lo so, gliel'ho detto anch'io. Ieri sembrava così deciso a rivolgersi alla polizia. E perché non vuole più? Mario? Ieri volevo. E oggi non voglio. Non so se è giusto o non è giusto. Io so soltanto che la polizia rende tutto più grave. No, non ci vadono. Perché se vengono a saperlo, quegli altri... Allora, allora che? Van fuori di testa. Van fuori di testa. Qualcosa la devono fare. Una reazione la fanno. Non possono tollerare uno che si ribella, capisci? Allora vuoi pagare? No, non voglio, è naturale che non voglio. E con quali soldi gli tappo la bocca? Ho appena cominciato, sono affogato nei debiti. Dirò a quella gente che pagherei volentieri, ma certo, niente in contrario, ma il fatto è che non posso pagare. Forse più in là, quando avrò un po' di soldi. Più in là, ma vuole pagare. Io non ci posso credere. Le due insalate e la pizza. La pizza tra un momento. Ci vai a parlare con i poliziotti? No, devo andare. E dove vai? Devo andare, esco fra 20 minuti. Perché deve? Deve andare perché ha paura, lo stanno aspettando. Oggi, adesso,
Io non ne sapevo niente. Anch'io lo sento per la prima volta. Chi incontri e dove? Mi hanno telefonato, hanno detto alle 9:30. Ma dove vado? Io non lo posso dire a nessuno. Mario, ci sono 2 poliziotti nel locale. E anche se ci dessero soltanto un consiglio, ci potrebbe essere molto utile. Non vedi in che situazione sei? Se io parlo con la polizia, quelli là mi fanno la pelle. Lo so benissimo in che situazione mi trovo. In una situazione d'inferno. Ed è inutile dare consigli. Fa da segretaria. E da cameriera, perché la sorella e il cognato hanno iniziato da poco e hanno investito qui tutti i loro risparmi. Anche lei ha contribuito e li aiuta per contenere le spese. È una donna splendida. Splendida, sì, sono d'accordo. Un buon partito. Torno subito. Mario. Anna, ti prego, lasciami stare. Lo so che hai paura per me, ma li devo vedere. Anch'io ho paura. Non ho mai fatto del male a nessuno, mai. Ho fatto cose normali, giuste, cose da persona onesta. Che fai con gli estratti conto della banca? Voglio che se li guardino, che vedano cosa c'è scritto. C'è scritto dare, dare, non avere, spiacente, non ho soldi. E dovrebbero capire se sono ragionevoli. E lo saranno. Lo saranno di certo. A modo loro sono commercianti. Sì, lo so, anche se in una forma un po' particolare. Non ti faranno del male. Ma no, e perché? Qui hanno la prova che io non pago perché non posso. Che cosa fai, Mario? I bambini dormono. Voglio solo vederli, non li sveglio. È uscito? Sì. E non sai dove è andato? Gli hanno indicato una strada, lui deve farla a piedi. I ricattatori gli parleranno stando dentro la macchina. Avvertiamo la polizia. Se avvertiamo la polizia, lui dice che è come firmare la sua condanna a morte. Ma sono cose incredibili. Fra poco non ci sarà niente di incredibile, dice lui. Dov'è il principale? È uscito? Sì, è uscito. È successo qualcosa? Hm? Luigi, perché mi fai questa domanda? Ma c'è un'aria così pesante qui. Non è ancora tornato? No. Sono già 3/4 d'ora. È troppo per dire solo di no. Thank you.
Allora, chiediamo il conto, Harry? Sì. La tua ragazza è molto occupata, fa così tutte le sere? No, è la prima volta. Di solito viene al mio tavolo, si siede e chiacchieriamo un po'. Ursula, il conto, per favore. Non potreste rimanere ancora? Rimanere ancora? Beh. Vi prego, non andate via subito. Ora non posso dirvi perché, ma c'è un motivo. Un motivo importante. Vi posso offrire un goccio di vino? Sì, grazie. Molto gentile. Quella ragazza è preoccupata. Pare anche a me. Ursula, vieni, presto. È diversa dal solito questa sera. C'è qualcosa che non va. Signora Forlani? Sono andati in casa. Mario! Oh mio Dio! Ma chi è stato a conciarti così? Dobbiamo chiamare subito un dottore. Cosa ti hanno fatto? Hai ragione, qui ci vuole un dottore. Non voglio un dottore, non lo voglio. Mario! Gli tolgo la giacca. Aiutami a metterlo a letto. Sono maledetti banditi. Sono pronta. Banditi. Non hanno sentito ragione. Gli ho stretti conto, strappati, calpestati e poi gettati via. Ora è finito, tienilo. Io non ti portiamo a letto. Che arrivassero a tanto. Ah, prima andiamo in bagno. Andiamo. L'abitazione è di là. Mio Dio, come lo hanno ridotto. Dobbiamo fare qualcosa. Non possiamo curarlo noi due. Ha bisogno di un dottore, Anna. Nessun dottore. Nessun dottore. Oh, Mario. Chiama un'ambulanza. Sono dei volgari ricattatori. Vogliono soldi, molti soldi. Mario non li ha pagati, per questo l'hanno pestato. Quella è gente che sfrutta il lavoro degli altri. Pretendono una tangente fissa ogni mese. So di cosa parla, purtroppo. Anche a Düsseldorf e a Francoforte ci sono stati casi analoghi. Di solito prendono di mira i ristoranti italiani. Evidentemente agiscono dove ritengono di essere capiti più facilmente con estorsioni di questo genere. Mi dica, perché suo cognato non ha pagato? Perché non poteva. Il pronto soccorso. In fondo al corridoio. Grazie. Anna. Aveva un'emorragia interna. Quando è arrivato qui era già morto. È capitato in una rissa? No. È stato ucciso di botte. È diverso, dottore. Signora Forlani, se la sente di rispondere a qualche domanda? Non posso. Io non ci riesco. Rimane con lei stanotte, vero? Sì, certo. Non la lascio da sola. Quella ragazza è carina, è vero. Grazie. Ma anche sfortunata. Eh già. Mi fa molta pena, sai. Quando siamo arrivati, quel Mario era in cucina. Sarebbe bastato che parlasse con noi per salvargli la vita. Chissà perché non l'ha fatto. Paura.
paura. Non l'ha fatto per paura. Ti ho portato le pastiglie. Prima di morire mi ha parlato. Ha detto che ne ha riconosciuto uno. Un cliente. Viene sempre di mercoledì. Solo di mercoledì. Mai in un altro giorno. Avevano una sola automobile. Lui si è tenuto a mente il numero. E me l'ha detto. Anna, perché non l'hai riferito alla polizia? Perché ho paura. Ma Anna, avendo il numero di quella targa, si può risalire agli assassini di Mario. È vero, è vero. Domani. Ursula, domani, forse. Non riesco a connettere. Non me la sento. Ci penserò domani. Ora non riesco a decidere niente. Lo dirò domani, quel numero. E se poi te lo dimentichi? Prendi una matita e un foglio di carta. Io non lo posso sapere? No. Questo riguarda me. E ci voglio pensare con calma. Stai facendo un errore. Io ho dei figli. La signorina Weichner. Salve. Salve, stavo giusto per telefonarle. Come va? Non bene. Mia sorella non è riuscita a dormire, ha passato una bruttissima notte. E io mi sento molto nervosa, signor Klein. Beh, questo mi dispiace. Mi aiuti, per piacere. Io le chiedo un consiglio. Mia sorella non vi ha detto tutto. Mario ha parlato con lei all'ospedale. Mi fa piacere vederla, signorina. Buongiorno. La signorina Ursula mi stava dicendo che Mario ha parlato con la moglie prima di morire. Ha riconosciuto uno degli aggressori. Lei sa quanti erano? 3. Uno di loro è un cliente. Viene il mercoledì, mai in altri giorni. Lo ha anche descritto, questo cliente? No. No, però c'è dell'altro. Ma questo vorrei che Anna non venisse a saperlo. Quella sera mio cognato ha letto il numero di targa dell'auto degli assassini. Per noi sarebbe importante saperlo. Allora, signorina? Anna non me l'ha detto. Lo ha scritto su un foglio di carta e poi l'ha chiuso a chiave in un cassetto. Ma per quale motivo l'ha fatto? È solo perché ci vuole pensare, nient'altro. Pensare se deve dirci il numero o cosa? Adesso anche lei ha paura. Sì, ho paura. Quella targa è essenziale per arrivare ai colpevoli. Stamattina, dopo che i bambini sono andati a scuola, un uomo ha telefonato. È ovvio che non ci ha detto il suo nome. Ha detto però, chiaro e tondo, di non parlare con la polizia. Mia sorella è ancora sotto shock. Sa che lei è venuta qui? No. Ci potete aiutare? Buongiorno. Buongiorno. Signora Forlani. Buongiorno, signora Forlani. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Io ho aperto il locale. In un primo tempo non volevo, ma poi ho pensato che lui non sarebbe d'accordo. Sono sicura che se lui fosse qui mi direbbe: apri, Anna. Devi continuare. Signora, vorremmo parlare con lei, ce lo consente? Sì, naturalmente. Sua sorella è stata da noi in ufficio. Davvero? Sì. Sappiamo che Mario le ha confidato qualcosa prima di morire. Vi ha detto questo? Che cos'altro ha detto? Che suo marito ha riconosciuto uno degli aggressori,
un cliente che viene solamente il mercoledì. E che lei ha il numero di targa della sua auto. No, no, io... Il numero, eh? Sì, lui me l'ha dato un numero, però... Le parole non erano chiare. Per non impressionarlo, ho finto di capire il numero di targa. Proprio così. Per non agitarlo di più, ho finto di capire. Ha fatto bene. Possiamo averlo lo stesso, quel numero? No, se io facessi uno sbaglio non me lo perdonerei mai. Per noi, signora, è importante. Vi ho detto di no. Signora Forlani. Perché sei andata alla polizia senza avvertirmi, si può sapere? Non potevo fare diversamente. Tuo marito è morto. Lo hanno ammazzato. Ma guarda che c'ero io al telefono stamattina e le minacce le hanno fatte a me. Non dirò niente. Ma solo il numero di targa. Anna. Non ve lo dirò mai. Signora Forlani, chi le ha telefonato questa mattina? Ha forse riconosciuto la voce? Era la voce di un tedesco o di uno straniero? E che cosa diceva? Questo voglio saperlo. Era un uomo. Parlava tedesco. Un buon tedesco. Ha detto... Tuo marito è morto. Che lui sia morto è stato un errore. E poi l'ha detto ancora, è stato un errore. Non farlo anche tu un errore. Non dire niente alla polizia. Questo mi ha detto quell'uomo. Era uno di loro. Avevo parlato con uno di loro. Sono ancora sconvolta. Mi dovete capire, non posso dirvi altro, non posso. Ho parlato al telefono con mio padre. Arriverà da Augusta tra poco. E si fermerà un po' qui da me. Lasciatemi parlare con mio padre prima. Per favore. MD 5726. E adesso non torturatemi più. Rifletterò su che cosa posso fare, ma ci vuole tempo, non credete? Va bene, signora Forlani. Ora noi parliamo con i camerieri. Certo, noi ieri sera abbiamo sentito tutto per filo e per segno. Quanto a me, mi domando e dico, ma perché lui si è rifiutato? Sì, perché non ha pagato? Non dire sciocchezze, Luigi. Non bisogna mai fare di queste cose. Non dico bene? È un grave errore cedere alla violenza. Anzi, una follia. Non dico bene? Dice benissimo. È tutta la mattina che litighiamo. I giovani d'oggi. Fanno dello sport, chissà cos'altro. Poi, al momento buono, non valgono niente. Smidollati. Gli ho detto, Luigi, vuoi forse strisciare davanti a quei tipacci? Davanti a gente che non vuole lavorare come le persone normali, come me, dico bene? Gentaglia, che vive senza lavorare. Che sfrutta il lavoro degli altri. Signor Grabbe, dico bene? Sì. Grabbe. Gustav Grabbe. Faccio il cameriere da una vita. I piedi sono piatti a furia di camminare. Lei invece è italiano? Sì, sì, però sono qui in Germania da più di 10 anni ormai. Infatti lei parla bene la nostra lingua. E ora una domanda a tutti e due. Ho il numero di targa. Dovrebbe esserci un cliente che viene soltanto di mercoledì. Chi è? Lo conoscete? Che viene soltanto di mercoledì? Sì, ce n'è uno così.
Ce n'è uno che viene soltanto una volta alla settimana. Luigi. No, a me non risulta. Uno pallido, con un bel paio di baffi, sempre elegante. Ma io uno così non l'ho notato. Forse ti sbagli, grande. Viene una volta alla settimana, ma non so se è il mercoledì. Ma sarà come dici, ma io non l'ho proprio notato. Quell'uomo, quello che viene solo una volta alla settimana, ce lo può descrivere? Ci piacerebbe fare un identikit di quella persona. Naturalmente, vi aiuto volentieri. Volete un identikit? Sono pronto. Sapete, alla mia età molte cose non sono più come un tempo, ma la memoria no, funziona ancora. Che ha fatto quell'uomo? Ho il numero della targa. Ciao, mamma. Siete già qui? Andate in casa, io vengo subito. Adesso però devo dirglielo. Ma tu sei tutto matto. Vuoi davvero aiutarli? Sì, non cambio idea. Devono disegnare un identikit seguendo le tue indicazioni. Può essere pericoloso per te. E allora quel tipo è importante per loro. Ma lo sai in quale situazione ti stai cacciando o no? E contro che gente? Come mai così presto oggi? Per forza, ci hanno dato un passaggio in macchina. Oh, quante volte ve lo devo ripetere che non dovete accettare passaggi in macchina da estranei? Ma quell'uomo ti conosce. Ti ha telefonato stamattina. Mi ha telefonato? E che cosa mi avrebbe detto? Che lui ci veniva a prendere. Che vi veniva a prendere? Era davanti alla scuola che aspettava. Su, forza, andate in camera vostra. Andate, vi raggiungo subito. Ursula, questa mattina soltanto una persona mi ha telefonato. Oddio, i bambini. Questo è un avvertimento. Riguarda i bambini, vogliono farmi capire qualche cosa. Sono andati a prenderli in macchina. Come mai è aperto? Era chiuso a chiave. Ursula, l'avevo chiuso a chiave. Scusa, Anna. L'ho aperto io, scusami. E come hai fatto? Tu non hai la chiave. L'ho forzato. Scassinato? Ma come fai a non capire? La polizia doveva sapere il numero della targa. Anna, non hanno altri punti di riferimento per arrestare quegli assassini. E tu gli hai dato il numero? Sì. Avevano i bambini in macchina! Avanti. Buongiorno. Buongiorno. Come? No, salutavo una signora. D'accordo, mi farò vivo io. Ciao. Eccomi a sua completa disposizione. Cerco le due persone che si occupano dell'omicidio di Mario Forlani. Il signor Derrick e il signor Klein. Sono in giro per questa ragione. Le posso essere utile io? È quasi perfetto. Che cosa sta facendo? Sto facendo il mio dovere. E quello chi è? Cercano un uomo che viene da noi solo una volta alla settimana. Sono convinto di sapere chi stanno cercando. Io spiego e loro disegnano. Lo fanno in modo fantastico. Signor Grubb, la padrona non sa niente di questo, vero? No. Io... perché dovevo dirglielo? Sembra che quell'uomo abbia a che fare con gli assassini. Doveva avvisare mia sorella, non crede? È d'accordo, di sicuro. E poi chi sarebbe quello? Un nostro cliente?
Io non l'ho mai visto nel locale. C'è solo nella sua fantasia. No, mi spiace, ma non è così. Il disegno è ben fatto, molto somigliante. E non abbiamo ancora finito. Questa macchina è sua? Sì, è la mia macchina. E va anche bene. Perché me lo chiede? Possiamo vederla da vicino? Ma certo. Quella targa ci risulta che appartenga a una Mercedes. Ah, sì? Ma questa macchina è mia e la targa è lì dietro da tanti anni ormai. Non potrebbero averla cambiata, la targa, intendo? Oh, non vedo perché avrebbero dovuto. Vabbè, qui è abbastanza lenta. E ci sono graffi recenti fatti con il cacciavite. Mi dica, le altre macchine sono tutte sprovviste di targa? È naturale, non sono registrate. E la sua macchina dove sta di notte? Ma qui dove è adesso? Io abito là di fronte. A casa ci vado a piedi. Uso poco la macchina. Davanti è la stessa cosa. Ci sono graffi anche qui. Signor Bilsner, ha una Mercedes qui nel parcheggio? Sì, è là in fondo. Un momento. Ugo! Perché la Mercedes è in seconda fila? È sempre stata dietro. È sempre stata davanti. Va. È sempre stata dietro. Mi scusi, lei dov'era la notte scorsa? A casa. Ho fatto baldoria, era il mio compleanno, capirà. L'hai notato, Harry? Sì. Ma lei che ci fa qui? Vi sto aspettando da un'ora. Voi, quel numero di targa l'avete già comunicato? Sì, abbiamo cominciato a trasmetterlo poco fa. Mio Dio, volevo pregarvi di non farlo. Perché no? I bambini. Se la prendono con i bambini. Le presento mio padre. Buongiorno, signor Weichler. Mi chiamo Derrick. Sono molto preoccupato. La delinquenza organizzata è dunque arrivata anche in Germania? Ce l'abbiamo sempre avuta anche noi qui in Germania. Solo che questa è di tipo nuovo. Una volta non era così. Non ti aggredivano per la strada. Contro queste cose non c'è difesa. Sono mali moderni. Però adesso mi permetta di tornare alla vicenda che vi ha tragicamente colpiti. Posso assicurarle che quella gente, senza la paura di chi è ricattato, sarebbe spacciata. Collabori con noi, signor Weichler. Vorrei parlare con i bambini. Vorrei che mi descrivessero quell'uomo che li ha accompagnati fino a casa. No, questo non ve lo permetto. Non potete interrogare i bambini senza il mio permesso. Papà. A me non pare giusto. Forse è addirittura illegale. Mia figlia fa bene ad opporsi alla sua richiesta. Adesso ai bambini servono tranquillità e affetto. Io non ho fiducia in voi, neanche se mi promettete di proteggerli quando vanno a scuola. Anzi, farò una cosa. Per i prossimi giorni sono decisa a tenermeli in casa. Io ho soltanto loro adesso. Non li interrogerò certo contro la sua volontà, signora Forlani. Se permette, andiamo giù a bere qualcosa. Signori, scusino. Cerchino di capire, per favore, questa reticenza. Ora i bambini sanno che il loro padre è morto. Per loro, naturalmente, è uno shock terribile. E nello stato in cui sono, ritengo che non si caverebbe un ragno dal buco. Scusino ancora, ma circa la violenza. Io e mia figlia vediamo le cose in modo diverso. I poliziotti hanno un revolver in tasca e noi niente. La paura mi sale alla gola, fino a soffocarmi. Sempre che mi sia consentita l'espressione. Ho un pensiero che non riesco a togliermi dalla testa. Stamattina qualcuno ha telefonato, ha parlato con la signora Forlani e già sapeva che suo marito era morto. Come mai? Chi l'aveva informato? Sì, è strano. Loro sapevano solo di averlo picchiato, niente di più. Allora ammettiamo che l'abbiano visto trascinarsi in casa con molte difficoltà. E che abbiano visto l'ambulanza. Sia pure, ma da chi hanno saputo? Durante la notte che Mario era morto. Posso servire altro? Un buon dessert per la signora? Sì, magari, grazie. Una crema, magari. Subito. Desiderate altro? Ah, sì, il capolavoro adesso è pronto, gli dia un'occhiata.
Questo è l'uomo descritto dal suo collega. Lo conosce? Io no. Uno così, uno con quella faccia, io non l'ho mai visto. E potete star certi che la fantasia gli ha giocato un brutto tiro. Grabbe, poveretto, a volte non riesce a contare fino a tre. Signora Bolis? No, io voglio sì. giocare qui. Ma qui ci suo marito è in casa. E io ci gioco lo stesso. Ugo, vieni qui. Lasciami in pace. Che cosa vuole no, la polizia da te? Ma quale polizia? Non è la polizia questa? Sì, siamo della polizia criminale. Li ho visti anche al parcheggio, che ne so che sono poliziotti. Venite dentro. Il bolide rosso è arrivato per primo. Tanto nello squalifica, uscito di pista. Ma no, non vale. Ma sì che vale. Non è uscito di pista, guarda. Vai fuori con i bambini. Primo, vedi? E se non esco, cosa mi fai? Io voglio sapere che cosa vuole la polizia da te. Ci sei ricascato, eh? Vai fuori con i bambini, Marie, fammi il piacere. Mi faranno delle domande, devo avere le idee chiare. I bambini mi deconcentrano. Vai. È la verità, i bambini mi distraggono. Sì, sì, certo. Il suo capo ieri ha festeggiato il compleanno, vero? Sì, l'ha festeggiato. C'era anche lei? No, non siamo così amici. Ieri ha targato una delle macchine? La Mercedes, per esempio. Eh? Non mi dite perché volete saperlo. Che cosa c'è con quella Mercedes? Ha avuto un ruolo molto importante nella morte di un uomo. Buonanotte, signora Forlani. Buonanotte. Buonanotte. Buonanotte, signor Grabbe. È che il diavolo si porti i delinquenti, possibilmente di tutto il mondo. Sarebbe troppo bello. Penso continuamente quale sarà la loro prossima mossa. C'è da impazzire. Beh, forse non si faranno più vedere. Sì, qualche volta. Poche però. Agli amici che dicevano aiutami, ho bisogno di una macchina, io gliela davo. Ma gli dicevo stateci attenti, eh? E niente porcherie. È il mio sistema per arrotondare lo stipendio. I soldi non bastano mai. Qui aumenta tutto da un giorno all'altro. Io ho dei figli da mantenere. E una moglie. So io quello che mi costano. Lei quella Mercedes l'ha affittata ieri notte, voglio sapere a chi. Adesso mi chiede un po' troppo. Un nome. E a questa domanda deve rispondere. O dovremmo supporre che su quella macchina c'era anche lei. Come io? A me non serve una macchina. L'ho sempre avuta, è qui davanti alla casa. Andate a vedere. Allora, quella Mercedes a chi l'ha affittata? A un mio vecchio amico. Ci siamo conosciuti in galera. È uno a posto, non ha mai ucciso nessuno lui, ve lo giuro. Abita laggiù. Non si può neanche chiamare casa. È una baracca. Una volta era un magazzino. E adesso l'affittano. Non è uno stinco di santo, ma non sa farsi pagare.
È quella lì. La porta è aperta. Signor Langner. Se l'è battuta. Ha preso il volo. Telefona che organizzino la caccia. Finalmente, signor Klein. Hanno picchiato Grab, il nostro cameriere. Grab? Sì. Venga, andiamo dentro. Lo stavano aspettando sulle scale di casa. Erano in due. L'hanno picchiato a sangue. Prego. E lei come lo sa? È riuscito a trascinarsi fino in casa e a telefonarmi. Nel frattempo ha fatto qualcosa? Sì, gli ho mandato un medico. Ed è già arrivato? E ho anche avvertito la polizia. Uno dei suoi colleghi è nell'appartamento di Grab. Rispondo io? Ci vado io. Sì, Grab. Sì, sì, io in persona. Lo dico e lo faccio. Non mi piegheranno mai. Sì, sì. Prego. Sì, un momento. Signor Berger? Sì. Per lei. Pronto. Ciao, Harry. L'hai chiamato Derek? Sicché sa già tutto. Li ha visti bene in faccia? Sì, rimani lì stanotte, giusto. Ti saluto. Gradirebbe bere qualcosa, un caffè, oppure vuole un cognac? No, grazie. Non ho bisogno di bere. Vorrei un aiuto diverso. Mi sento strana, confusa. Vede, in tutta la mia vita io non ho mai avuto a che fare con un omicidio. Sono turbata. Già, era inevitabile. Di colpo ho capito a mie spese com'è fatta la gente. Sì, questo è vero. Sì, però è anche vero che si può essere felici lo stesso, in mezzo alla gente. Aggredire Grab, per quale ragione? Perché lui ci ha aiutato a fare l'identikit di uno di loro, dell'uomo che viene solo una volta alla settimana. Si vede che è molto somigliante al disegno e hanno paura. Sì, però... Lei si chiede come fanno a sapere che abbiamo l'identikit. Già, lo scopriremo presto, credo. Ora è meglio che l'accompagni a casa. Ma ho la mia macchina. Io le vengo dietro. Gustav. Aiutami, il cappotto. Ho un braccio ferito. Non è grave, se no non sarei venuto. Devo servire, no? Hai sentito che cosa mi è successo? Sì, sì, me l'hanno detto. Ho sette vite come i gatti, dico bene? Ma signor Grab, perché non è restato a casa? Matto che non è altro. Ah! Oh, scusi tanto. Perché mancare in due, ho pensato. Accidenti a me. Io ci vado, ho pensato. Buongiorno. Signor Grab, come mai in piedi? Stavo giusto spiegando alla signora che posso farcela. Mi fa piacere. La porterei volentieri con noi. Me? Lei. Non capisco. Portarmi dove? Si cambi d'abito e ci segua. Prego, dopo di lei. Ma che succede? Per favore. Com'è il suo nome completo? Luigi Cesare Mentone. Da dove viene? Io risiedo qui da 10 anni. No, non intendo a Monaco, in Italia. Ecco, io ho ancora mia madre là in Italia e ho una sorella con ben 7 figli. Vivono tutti a Castrovillari. E dov'è? Nell'Italia del Sud? Sì, è in Calabria.
Che cosa venite a cercare in casa mia? E allora? Le parlerò apertamente. Signor Mentone, ci sono due punti sui quali lei ha risvegliato il nostro interesse. Il primo punto, Harry. Sì, il primo punto è... Mario Forlani è morto all'ospedale. E il mattino dopo, verso le 9, un uomo ha chiamato al telefono la signora Forlani a casa. L'uomo sapeva che Mario era morto. Sapeva una cosa che fino ad allora sapeva solo la famiglia. Abbiamo riflettuto su chi poteva essere stato a dare la notizia e ci è venuto in mente lei. Il secondo punto è l'aggressione al vecchio signor Grabbe. Perché lui? Perché si va alla carica su di lui? Perché su questo innocuo vecchio, Perché per gli assassini non è affatto innocuo. Grazie a lui noi abbiamo un identikit che deve essere talmente somigliante a uno dei banditi che quella gente comincia ad avere paura. Ma da chi sanno che il disegnino è venuto tanto bene? Chi può averglielo detto? C'è di nuovo venuto in mente lei. È falso, le dico. È falso, questo è tutto quanto falso. Non ho niente a che fare io con quelli. Sono pulito. Io lavoro e basta. Permette che diamo un'occhiata qui intorno? Ah, fate pure, accomodatevi. Io non ho niente da nascondere, ispettore. Gliel'ho chiesto perché non ho ancora con me un regolare mandato di perquisizione. Posso dirvi di no? Aspetta un momento, Castrovillari si dice, Castrovillari? Sì. Non c'è stato quel grande terremoto? No, è venuto più a nord. Ah, e la famiglia non è stata colpita? No, grazie a Dio no. Ma povera gente, noi lo siamo comunque. Mia madre, mia sorella e tutti quei figli. È così, la mia famiglia è molto povera purtroppo. Tirano avanti con quello che gli mando io. Qui queste cose non le sapete. Laggiù, da noi, non c'è lavoro, capisce? Se ci fosse non andremmo all'estero. E invece si emigra. Io sono qui per aiutare i miei, ma di questo, ripeto, voi qui non ne sapete niente. Queste foto sono della sua famiglia? Sì. Questa è la mia mamma. Sì, però è una foto... una foto piuttosto vecchia. Purtroppo lei non è più con un viso così fresco. Ora si è sciupata, ora è più debole. È ammalata. Lei ha... ha bisogno del mio aiuto. E ce l'ha? C'è mia sorella che si occupa di lei. Come può, capirà, con 7 figli. E quello che guadagna il marito non è sufficiente. Eh già, e così sono io che provvedo un po' a tutti. E lei manda i suoi risparmi in Italia? Sì. È naturale, mando quello che posso. E allora ha pensato bene di procurarsi più denaro, non è vero? In cambio di qualche informazione. L'hanno, per così dire, tirata dentro. Ma di cosa sta parlando, mi scusi? Di un'organizzazione che ricatta chi ha un commercio, che vuole soldi in cambio della cosiddetta protezione, di gente che ha un gran bisogno di informatori sul posto di lavoro. Io ora le chiedo come hanno fatto a tirarla dentro come complice. Soldi? Che cosa allora? Minacce contro la sua famiglia a Castrovillari? Ma loro non sono in grado di difendersi. Non possono. E poi con che cosa? Loro sono... sono gente sprovveduta. E io stesso lo sono. Da me... non saprete niente di niente. Io non posso. Mi scusi, non è colpa mia. Vede, la polizia mi ha rivolto delle domande che io, tra l'altro, non ho capito bene e alle quali non sono stato capace di rispondere. Ma io qui posso continuare, vero? Naturalmente, Luigi. Che ti è successo? Devo fare tutto il lavoro da solo. Con questo braccio non posso quasi muovere. Dai, smettila. Ora sono qui, Gustav. Quei due poliziotti che volevano? Ah, niente di speciale. Se danno importanza, vero? Però a pensarci, anche loro hanno i piedi piatti.
Ma perché non lo abbiamo arrestato? Lo ha ammesso di essere un informatore. È uno dei loro. No, Luigi è una vittima, non è colpevole. Sì, però conosce uno dei banditi. Se lo mettiamo in prigione, sai che risultato otteniamo? Ma... che morirebbe di paura temendo ritorsioni contro la sua famiglia. Hai di nuovo ragione tu. E allora? Che facciamo? Lei vuole che le dica dove passa il tempo libero Luigi e che amici frequenta. Lei pensa che Luigi abbia a che vedere con gli assassini di mio marito? Io lo escludo. Ursula. Lo escludo anch'io. Comunque sia, volete rispondere alla mia domanda? Chi frequenta? Sì. Va spesso in un locale della Brinnerstrasse. Grazie. Ieri sera abbiamo festeggiato. Sì, era l'anniversario di Veronica e Franz. E c'erano tutti. Abbiamo folleggiato fino all'alba. Io mi sono divertita moltissimo. Beh, cavatela da solo, gli ho detto. A me non riguarda. Ah, io vorrei un'altra pietra. Cosa vuoi che mi... Senti che... Ma lui niente, insistente come non ti puoi neanche immaginare. Io ripeterei, non ci voglio entrare in questa faccenda, non mi interessa, lo vuoi capire? Ma insomma, come te lo devo dire? Te lo posso ripetere in tutte le lingue. E lui niente. Io prenderei un altro tiro. Sì? Sì. Senti, Berger, tienilo d'occhio. Se dovesse uscire, seguilo. Io vengo subito. È lui? Berger mi ha assicurato di sì. Dice che assomiglia all'identikit come un gemello. A me, grazie. Dov'è? Al banco, di fronte a te. Sembra proprio lui. È lui di sicuro. E così non fumi più. Io invece non riesco a smettere. Provaci. Lo prendiamo? Non qui. Polizia criminale, metta le mani sul tetto della macchina. Su, presto. Ma che succede? Che cosa volete da me? Ci mostri i suoi documenti. Va bene, non c'è problema. Ma vi dispiace dirmi che cosa volete da me? Rodolf Wilhelm, dove abita? Lebrecht Platz 12. E ora volete spiegarmi che cosa significa tutto questo? Ci deve essere uno sbaglio. Lo scopriremo presto. Dipende tutto da un confronto. Si accomodi, prego. No, lì non va bene. È quello il suo posto fisso. Prego, signore. Signora Forlani, è questo l'uomo che viene ogni mercoledì? E soltanto di mercoledì? No. Lei dice che non è lui? No. Ursula, prego. È questo l'uomo che viene ogni mercoledì? Non potrei giurarlo. Non ne sono sicura. Vada pure. Mai visto e conosciuto. Mi dispiace, ispettore. Mai visto in vita mia. Signor Grabbe. Lo osservi bene. È questo l'uomo che viene qui ogni mercoledì? Mi dica se lo riconosce. Sì. È lui. È lui e anche senza il minimo dubbio. È l'uomo che cercate.
non riuscirete a farmi tacere. La tireremo fuori noi. Il dottore è in arrivo. Chi ha ucciso Mario Forlani? Quello non doveva morire. Io non credevo che sarebbe morto. E glielo giuro. Voglio i nomi degli altri. Chi è il capo dell'organizzazione? Mi dica chi è. Abbiamo l'omicida, ma i mandanti sono ancora liberi. Il pericolo resta immutato. A seguire su Fox Crime, Perry Mason,